Ifis non ha nessunissima intenzione di separarsi in due o di rinunciare alla sua natura bancaria. Il tema del calendar provisioning, che magari per qualcuno può essere stato di ispirazione o una motivazione per rinunciare alla propria natura bancaria o separarsi in due, no? Quindi un'attività industriale e un'attività bancaria. Noi stiamo nell'ambito del piano industriale approfondendo molto l'impatto che questa normativa avrà. Riteniamo che con un insieme di azioni possiamo gestirla assolutamente in modo responsabile e quindi mantenendo la nostra redditività e i livelli in cui siamo abituati ad operare. Queste leve sono un certo cambiamento della strategia di recupero, un po' più orientata, no, ad anticipare certi tipi di credito, l'utilizzo di veicoli, per cui situazioni societarie che ci permettono un deconsolidamento di queste azioni, di questi portafogli, con il coinvolgimento anche di investitori terzi. Infine stiamo quantificando l'arrivo in realtà molto graduale di questi crediti e quindi se mettiamo insieme questi elementi, la gradualità dell'ingresso, le contromisure fra virgolette che possiamo porre in essere, noi stiamo simulando nel nostro piano una situazione assolutamente gestibile pur in presenza del calendar provisioning come oggi è stato immaginato dalle autorità e non vediamo proprio nessunissimo motivo per fare una cosa così traumatica, cioè separarci in due.